Nerazzurra che vale 3 punti in classifica e altrettanti di vantaggio su Milan e Juventus. Ad aprire le marcature contro un'agile e disinvolta Regina, reduce peraltro da 3 vittorie consecutive, il solito Bobo Vieri che scarica in rete di volée mancina un cross di Cordova messo in campo a sorpresa da Cooper nel ruolo di esterno difensivo sinistro con Materazzi al centro. Per il bomber nerazzurro, che di lì a poco si infortunerà e dovrà saltare la prossima amichevole della nazionale, si tratta del 18° gol in questo campionato, il 99° in Serie A. Al suo posto entra Callone, l'attaccante della Sierra Leone diviene l'autentico Re Leone realizzando la seconda e la terza rete del successo interista. In occasione del 2-0 ribadisce alle spalle di Belardi una conclusione di Okan precedentemente respinta dallo stesso portiere Reggino. Il 3-0 è invece un calcio di rigore per atterramento in area di Emre che nel corso della gara si infortunerà seriamente. Dagli 11 metri Mohamed Callone realizza il suo terzo centro in questo torneo, il 42° per l'Inter, ora solitaria in vetta perché il Milan cade a Perugia rimediando la quarta sconfitta in trasferta, la seconda consecutiva dopo quella di Udine. La differenza la fa Fabrizio Miccoli con un gol da Cineteca, una bomba che si insacca nel 7 alla destra di Dida, un capolavoro balistico che vale per il Romario del Salento il 6° gol in campionato, il 13° stagionale. Miccoli festeggia dunque nel modo migliore la fresca nomina in azzurro. Continua ad essere contraddittoria la Lazio di Mancini, fortissima in trasferta, deludente in casa dove ha vinto solo 3 volte. Con il Torino è pareggio. La squadra biancazzurra va in vantaggio grazie al 6° gol del Ciolo Simeone, bravissimo a rubare il tempo ai difensori granata sugli sviluppi di un corner di Chiesa. Il pareggio della squadra di Olivieri lo firma Ferrante, che devia di testa e di giustezza un passaggio dell'ultimo acquisto, l'argentino Marinelli. Pareggia il Parma nella vicina Piacenza, divenuta ormai la sede casalinga delle partite del Como, conclusione di una gara caratterizzata dai calci di rigore. È di muto quello dell'1-0 che porta in vantaggio la squadra di Prandelli. È di caccia, calciato una prima volta e poi ripetuto, quello doppio che permette a Frey di esibirsi in 2 splendide parate consecutive che si aggiungono a quella di domenica scorsa contro Pizarro. Caccia si rifà più tardi, deviando abilmente di testa alle spalle del portiere francese un invitante cross di Music. Ottenuto il pareggio, il Como di Fascetti insiste e Nicola Moruso regala una perla allo scarso pubblico del Galleana. Palla domata di petto e poi secca conclusione al volo nell'angolino basso. Roba da nucleo addestramento giovani calciatori. Il Parma pareggia nel finale ancora su rigore. Mutu usa il cucchiaio per far digerire a Brunner la sua battuta maliziosa e beffarda. Manca il tris alla Roma in quel di Modena dopo i 2 consecutivi successi sul Bologna e sulla Lazio in Coppa Italia. Il Modena va in vantaggio grazie ad un delizioso pallonetto di Camara sul quale Dellas tenta inutilmente l'intervento alla disperata, ma è lo stesso difensore greco a salvare dalla sconfitta la squadra di Capello proprio sul filo del traguardo. Sulla traversone dalla destra di Tommasi, corretto involontariamente da Cevoli, Dellas realizza il suo primo gol in campionato fissando così il risultato sull'1-1 finale. Tra Brescia e Chievo finisce senza reti 0-0. Milan e Juventus, un vantaggio